Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Banished. Come al solito in sovraimpressione un bel po' di contatti per i vari social network per potermi seguire, stalkerare, parlare, ci sono un sacco di cose. Ultimamente ho anche aperto una pagina che si chiama Cose Fighe su YouTube, se volete andare a vederla è una pagina che potete cercare, vi ho invitato se siete già amici miei di Facebook. E veniamo un po' all'episodio di oggi, è un po' particolare perché l'ho preparato, nel senso che ho speso un bel po' di tempo off camera per poter, come potete vedere, tutti quanti le cose in pausa sono costruzioni. Perché abbiamo un problema col cibo, abbiamo 17.000 di cibo e come potete vedere, se andiamo a vedere questo grafico qui, sta scendendo vertiginosamente perché abbiamo una popolazione molto alta che è aumentata soprattutto grazie agli ultimi, all'ultimo carico di nomadi che è arrivato. E nomadi che non sono sicuro arrivino dopo una determinata azione, ad esempio tipo la boarding house potrebbe essere una di queste, ma non credo sinceramente, credo sia semplicemente quando avete una città abbastanza buona per poterli accogliere, si sbloccano. Cosa ho fatto? Ho messo un sacco di campi da questa parte, per la precisione vorrei anche sistemare un po' questa zona qua, qua c'è una boarding house appunto per poter raggiungere quello che è l'obiettivo. Di avere un po' di tutto, insomma, per avere una bella città. Qui ho messo altri campi, ho cominciato a mettere un bel po' di pescherie in giro, anche troppe forse. Qua c'è un tunnel per un'altra pescheria da questa parte, qua ce n'è una qua e qua ci sono altrettanti campi più una piccolissima barna qua in mezzo. Qui ho messo altri due allevamenti e quasi quasi ne aggiungerei anche qualcuno in questa zona qua. Quindi una cosa che potrei fare subito è quella di prendere questo ponte e tirarlo avanti e mettere un paio di pasture da 15x15, facciamo un quadrettino più su, se ci sta una 15x15, un'altra 15x15, una 15 qua per 17 facciamo e poi da qua portiamo giù una 20x20, ok, così abbiamo anche queste da costruire. Forza che c'è tanto 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 lavoro da fare, quindi vediamo anche di sbloccare un paio di queste cose, le ho lasciate bloccate ancora per appunto darvi la possibilità di vedere un po' dove erano, perché se io le sblocco e basta non si capisce per niente dove sono. E quindi facciamo pure così. Ci richiederanno tantissimo materiale, ma soprattutto tanti 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 lavoratori. Ho un piccolo trucchetto che vorrei utilizzare per i lavoratori e ve lo mostro a breve. Qui intanto sblocchiamo proprio tutto tutto tutto. Ok, da questo lato siamo a posto, da questo lato continuiamo a sbloccare così. Avviamo pure la simulazione, facciamo una simulazione a 2x intanto, in modo che già qualcosa possiamo farlo. E andiamo avanti a sbloccare, abbiamo già bisogno di 80, 90, 100 persone solo per costruire queste cose. Quindi ci vorrà un po' di tempo, piove come al solito. Però abbiamo bisogno di una produzione di cibo molto alta, anche perché adesso vi mostro un'altra cosa ancora, abbiamo bisogno di 123 persone per costruire e anche qua abbiamo questo, perché se andiamo a cliccare qui e vediamo le produzioni, lo scorso anno abbiamo prodotto 41.000, ne abbiamo consumati 47, tenendo conto che la popolazione è aumentata ancora di più, molto probabilmente questi numeri, vedete già 6.000 e 14.000, sono abbastanza strani. Ma comunque andiamo avanti a costruire e adesso vediamo di assegnare più gente possibile per la produzione di cibo, ne avremo tanto 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 bisogno. Quindi mettiamo pure in costruzione la maggior parte di gente che possiamo e cominciamo a osservare i nostri personaggi che fanno un po' di distruzione di cose. Va benissimo così, sta nascendo gente nuova, stanno sistemando i campi qua pian pianino. E quindi adesso da 87 farmer, da 87 coltivatori dovrebbero schizzare su in gran quantità. Qui toglierei qualche minatore. Toglierei qualche minatore, convertirei questo a carbone, perché tanto di ferro ne abbiamo veramente tanto.
Mettiamone 10 e mettiamo anche 5 di questi, in modo che abbiamo un po' di gente in più che viene qua a costruire. Facciamo che ne lasciamo 10, ok. E qua mettiamo allora squash, bean. Ok, e cominciamo a coltivare il più possibile questa zona, perché ci servirà ancora un bel po'. Un bel po' di lavoro. Forza e coraggio, è venuto qualcuno a venderci qualcosa? Che cosa? Vorrei che mi arrivasse un po' di cibo in più. Qua portiamo questi giù a 24, portiamo i forester a 16. Così abbiamo ancora più gente che viene a costruire. Qui mettiamo il prossimo che sono le patate, poi mettiamo il wheat, poi mettiamo i pumpkin. Così abbiamo tutte le coltivazioni anche da questo lato. E continuiamo, perché dobbiamo produrre, 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 produrre tantissimo. Quindi forza e coraggio. Qui non hanno ancora iniziato a far granché. Stanno sviluppando quasi tutto su questo lato. Squash, potato, wheat, bean, pumpkin. Dopo il pumpkin c'è il corn. Poi c'è il peperone. E poi qua mettiamo il cabbage. E qua mettiamo il cabbage. Ok, perfetto. Abbiamo un po' di tutto. Qua stanno costruendo anche questi. Adesso ci metteremo anche a pescare con i nostri pescatori, che sono per adesso 28, ma aumenteranno presto. Ci vengono a vendere altre cose. Vediamo un po' come vanno qua i campi. Non li hanno ancora iniziati. Qua hanno finito una, perfetto. Tu sei venuto a venderci cattle. Anche sì. Quante ce ne... Abbiamo spazio? 19 su 19. No, purtroppo non abbiamo spazio per loro. Quindi ti lascio là così intanto. Senza far nulla. Ok, qua si sta ricompletando. Squash, bean. Mettiamo le patate, mettiamo il grano. Abbiamo un'infestazione in quel di questo, credo. Questi sono peach, quindi pesche. Possiamo fare così e rimetterlo. Quindi un'altra cosa a disposizione, due farmer in meno proprio per questo. Ok, e continuiamo. Patate. Ok, mancano il resto, ma adesso vediamo di far tutto. Poco firewood, ma non è un problemone. Piuttosto, ecco cosa, vediamo di sistemare questa zona qua, perché non mi piaceva come la stava venendo fuori. Abbiamo la scuola lì. Quindi io in teoria posso mettere qua un taglialegna. Però prima devono togliermi questa zona. Quindi dico, rimuovete le risorse da questa zona qui e rimuovete le strade da questa zona qua. Ok, rimuovete le risorse e basta per adesso. Ok, l'autunno del centesimo anno in questa città continua. Wheat, qua mettiamo i pumpkin e mettiamo altre persone a produrre cibo. E vedremo un po' di... ormai ci stiamo espandendo decisamente su questa mappa. Decisamente tanto, abbiamo un sacco di ferro e il carbone lo stiamo producendo, ce ne vorrebbe ancora un po' di più. Pumpkin, quindi corn. E qua tiriamo giù a 30. Questo è adesso abbastanza inutile, quindi mettiamolo pure in... non lo possiamo togliere, così non produrrà più. Poi abbiamo il pepper. E quindi qua portiamo 124. E qua abbiamo il cabbage. E quindi abbiamo 127. Ok, bene bene bene, abbiamo cominciato a fare anche qualcosa di qua, sì, abbiamo anche costruito già qualcosa. Qua abbiamo messo wheat, wheat, corn, corn e quindi qua mettiamo cabbage.
Continuiamo a sistemare questa gente perché ce n'è ancora tanta da poter sistemare. Pumpkin, wheat, poi quando togliamo questo abbiamo anche quello da poter sistemare. Qua mettiamo le patate. Una coltivazione pianificata molto. Qua abbiamo 20 fisherman che possiamo mettere e li andiamo a mettere quasi quasi. Quindi vediamo di aumentare un po' questo numeretto qua. Uno dei trucchi che posso fare è quello di togliere un po' di studenti chiudendo le scuole per un attimo. Potrei farlo per avere un po' più di forza lavoro, ma adesso ci pensiamo. Vediamo, speriamo di non doverlo fare. Perché dopo abbiamo, se escono da scuola, anche se hanno tipo metà dell'educazione, si rischia molto praticamente. Qua ci mettiamo peperoni, qua ci mettiamo patate. Anzi no, qua ci mettiamo il cabbage, che ce ne sono 8 in fila praticamente. Ok, qualcuno è venuto a venderci che cosa? Cibo? No. Però il cibo, abbiamo 5000 di cibo e è morto qualcuno però di starvation. Vedete che già il consumo è 49000 e il mese, l'anno scorso era 47000, 48 praticamente. Quindi questi numeri bisogna risistemarli un po'. Ok, è finito l'inverno, qui dobbiamo rimuovere questo, qua è stato costruito tutto, dall'altra parte stiamo costruendo, perfetto, quindi allora cabbage, qua mettiamo il pepper, qui mettiamo corn, qua mettiamo pumpkin, qua mettiamo pepper, qui mettiamo potato. Abbiamo anche la barn da costruire. E abbiamo laborer che stanno arrivando, perfetto. Ok, uno è morto perché gli è caduto addosso un albero, purtroppo. Qua possiamo scendere a 18, secondo me. Ok, e continuiamo a sistemare queste cose. Questa ci servirebbe. Queste le stiamo costruendo. Perfetto. E qua come andiamo? No, questa deve essere rimossa. Qualcuno è nato nuovo, quindi abbiamo una fortissima espansione. Qualcuno sta morendo di fame ancora. Bean, wheat, così abbiamo uno per ciascuno di questi 8 campi qua. Abbiamo ancora un sacco di fisherman da poter mettere, quindi vediamo di farlo a breve. Qua portiamo questo a 7, così abbiamo il minimo di questo, e questo portiamolo al massimo. Ce la facciamo? Giusto giusti. Ok, e pian piano dovremmo riuscire a farcela. Abbiamo pochi vestiti adesso, quindi pensiamo anche a un tailor. Dov'è che c'è tanta lana? Tanta lana e tanta, va benissimo qua, quindi qua c'è un tailor, io ne farei già un altro, quindi pensiamolo pure e facciamo un altro sarto. Continuiamo a farlo in questa zona qua, essendoci due caselle tra uno e l'altro. Se ci mettiamo due caselle da questa parte viene perfetto, quindi vai. E l'altra cosa che volevo vedere era appunto di mettere un altro fabbro e un altro woodcutter in questa zona. Qui non hanno ancora rimosso le risorse, immagino. No, ci sono ancora un paio di strade segnate che devono essere tolte, quindi attendiamo e intanto continuiamo a sistemare la nostra produzione di cibo. Qua manca solo questo e anzi no, mancano anche questi 4. Qua abbiamo finito questa, perfetto. Qua possiamo metterci lo squash. Ok, questo servirà poco. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4. Non producono tantissimo, mi sa, questi 500, 200. Dipende dall'annata soprattutto. Squash. Ok, abbiamo 3 persone che stanno cercando di morire di fame, ma cercherò di impedirglielo in qualche maniera. Qua ci mettiamo le patate.
Qua abbiamo completato anche il tunnel, perfetto. Ok, sembra funzionare tutto. Incrociamo le dita perché è bella difficile. Abbiamo 1500. Quanto siamo come produzione? Comincia ad esserci un po' di gente affamata. Allora, abbiamo consumato 50.000 e abbiamo prodotto solo 29.000. Adesso siamo a 23.000 di consumo e 9.000 di produzione. Speriamo che questo numero salga più velocemente. Adesso c'è 14.000 di differenza. Vediamo se tra poco si sistemeranno un po' le cose. Abbiamo un altro po' di adulti. Qua ci mettiamo wheat, qua ci mettiamo le patate. Ci mettiamo qualche personaggino in più a sistemare il discorso cibo. Qualcuno è arrivato nel trading post, ci vende cibo. Sì, questo lo compriamo tutto. Non importa se finiremo vestiti, finiremo il resto, ma abbiamo bisogno tanto tanto cibo. Quindi facciamo 1000, facciamo 1000, facciamo 1000, 1000, 1000 e 1100. Ok, così abbiamo un po' più di cibo a disposizione per sopravvivere quel tanto che basta. Qua stiamo costruendo questa. Qui cosa vuoi vendere? Un po' di tutto, un po' l'ho già comprato, quindi grazie, arrivederci. Qua stanno costruendo anche questo e stanno costruendo anche questi. Ottimo. E a proposito, questi come stanno andando? 97-82. Siamo lì lì. Ok, forza e coraggio. Continua a essere molto difficile questa cosa, ma pian piano. Altra gente che muore di fame. No, Forester, Fisherman. Ok, abbiamo questo, lo mettiamo a VAC. Split. Ottimo, così abbiamo due herdsmen nuovi. 73 studenti e 60 bambini, quindi gigantesca questa cosa. E continuiamo a salire con quello che possiamo. Qui abbiamo questo che è stato rifatto e lo facciamo a... era a pesche. Ottimo. E questo lo possiamo fare a pumpkin. Sì. Portiamo sempre su la quantità. Qui quanti sono? 9. Quindi per un altro split ci vorrà ancora un po' di tempo. Qua siamo al 100%, ma manca veramente una persona che viene esatto a fare questo. Qui possiamo fare più galline o più di queste. Io farei cattle in qualche maniera. Quindi vediamo se riusciamo a fare un altro split. Forse da qua sotto possiamo fare lo split? Dov'è? No, da qua no. Quindi dovremmo aspettare ancora un attimino, oppure facciamo direttamente chicken e facciamo split da qua. Quindi ci mettiamo un po' di galli. Il resto sta funzionando tutto, continua ad esserci qualcuno che è un po' senza cibo, però si sistemeranno le cose. Qui abbiamo ancora tre di voi, qua il ponte è quasi completo. Continuiamo a guardarci in giro. Forse sistemare questa? Ok, c'è qualcun altro che sta morendo di fame. Come siamo con la produzione? Avevamo 14.000 di differenza, adesso ne abbiamo 2.000 alla fine. Stiamo producendo abbastanza, vediamo se adesso ci teniamo il passo. È iniziato proprio il nuovo anno, il 102esimo ormai.
Quindi siamo veramente vicini come numeri adesso. Molto bene. Questi vanno completati. Sono stati tutti sostituiti, ma qua siamo di nuovo a zero. Quindi possiamo tirare giù qualche altro minatore, purtroppo. Ok, nuovi studenti. Magari vendor facciamone 12. Così massimizziamo di nuovo i coltivatori. Tu cosa ci vendi? Quel poco che posso comprare l'ho comprato. E abbiamo già costruito questo? Non ancora, però è in costruzione. E qua abbiamo sistemato, sì, questa zona qua è risistemata, quindi vediamo di riorganizzarla facendo che cosa? Facendo questa strada qua. E questa strada qua. E qua ci possiamo mettere che cosa? Ci vorrei mettere uno di voi. Ah, c'è ancora quel frammento da togliere. E forse dovrebbe starci anche un taglialegna qui. Sì. Facciamolo dall'altra parte intanto. Allora un taglialegna qua. E questo qui. E poi ne mettiamo uno di fronte uguale, identico. Appena si sistemeranno un po' le cose. Cosa ci viene a vendere? Altro cibo. Purtroppo non posso comprartelo. Questo funziona, qua possiamo eventualmente fare di nuovo split. Questo funzionerà poco adesso, ma non è tanto importante, è più importante il cibo. Qui abbiamo finito di fare questo, lo mettiamo a kettle. Anzi, lo mettiamo a chicken. E qua possiamo fare di nuovo split. Questo lo possiamo mettere a pecore. E su queste pecore qua possiamo fare split. Abbiamo un sarto nuovo? Non ancora. Qui dobbiamo rimuovere ancora questo pezzettino di strada. Siamo a zero di nuovo, quindi qua portiamo questi a 2. Ok, potenzialità di produrre cibo ne abbiamo tanta adesso, se non sbaglio, perché abbiamo 7.000 però 16.000 usata, quindi bisogna stare attenti. Gli altri sono tutti sostituiti, abbiamo un laborer, quindi va ancora bene da quel punto di vista. Altri studenti, quasi 80 studenti, abbiamo già raggiunto il massimo nuovo di studenti ormai. Ok, 4 nuove persone. Questo lo stiamo costruendo. Sempre a dare un'occhiata effettivamente a cosa salta fuori. Cercherò di fare gli episodi di Banished un pochino più corti, per il semplice fatto che ci metto troppo a caricarli e non vorrei saltare un giorno o comunque fare qualcosa del genere. Quindi preferisco piuttosto sistemarmi in questa maniera. Qua possiamo continuare a mettere un altro di questi 8x15, come sto facendo ultimamente. E qua secondo me possiamo anche continuarlo questo. Questo però è... l'ho fatto un pochino troppo grande. Quindi lo togliamo e lo rifacciamo da qui a qui. Quindi 9x15. Ah, perché c'era la strada, ecco perché. Quindi questa stradina la tiriamo via. E intanto togliamo via questa cosa qua. Ok. Non è stato rimpiazzato un farmer. Abbiamo 2 farmer in più. Perché appunto ho appena tolto questo. Lasciamo così e incrociamo ancora le dita. Questa la stiamo costruendo pian piano.
Abbiamo raggiunto il limite di scuole. Aia. Quindi qua c'è un'altra scuola? Sì. Le scuole sono qui, qui sotto, qui sotto e qua sopra. Io ne metterei una vicino al cimitero qua dietro. Non ci sta qua? No. Possiamo mettere qui? Possiamo mettere qui? Qui mi piace. Mettiamo qua abbastanza vicino all'altra, ma va bene. Qua magari mettiamo qualche strada perché non ne ho messe. Quindi sistemiamo un po' le strade intanto che continua. Ok, nuovi nati, nuove cose che arrivano, quindi tutto a posto, tutto molto bene, tutto molto bello. E qua possiamo portare avanti questa strada, girarla di qua. Qua ci sono le strade? Sì, ci sono già le strade previste, quindi semplicemente hanno un diverso grado di sistemazione. Qua possiamo forse scambiarle addirittura questi due, nel senso che mettiamo il woodcutter qua. Sì, però c'è sempre quel pezzettino maledetto che devo tirar via. Ok. Qui non abbiamo ancora finito. No. E mentre qua sotto... Qua sotto dovrebbe essere tutto a posto. Ok. Dovremmo aver sistemato un po' per quanto riguarda... la produzione. Vedo che la produzione è 50.000 e il consumo è 36.000, quindi finalmente abbiamo ribaltato la situazione. Non credo sia morta tanta gente, però abbiamo un calo drammatico per quanto riguarda i tool, e il fatto è che non ci sono minatori abbastanza, quindi adesso sistemeremo un po' di cose. Qua sembra che abbiano tolto, quindi vediamo se funziona. Questo lo mettiamo qui. No, manca ancora quell'albero. Tu cosa sei venuto a venderci? Cibo. No. Stiamo pure a aspettare così. Qua magari togliamo i tools, giustamente. Togliamo gli strumenti da qua. E forse anche da qua? Sì. No, 71, sì, vabbè. Togliamo 100 tools anche da qua. Così dovrebbero bastare, insomma, per le persone. E forse la stessa cosa per i vestiti. Quanti ne hai? Qua ne hai 3, qua ne hai 0, quindi... I vestiti sono quelli che mancano drasticamente. Mettiamo il nuovo sarto. Mettiamo anche il nuovo taglialegna. Questo l'abbiamo costruito e lo mettiamo a... Che cos'è che non hai vicino? Potato. Squash. Ottimo. Direi che va molto bene. Abbiamo pochi strumenti, ma adesso dovremmo risistemare un po' di cose. Qualcun altro a venderci roba? Grazie, arrivederci. Qui abbiamo questo che è una delle poche cose che mancano da essere costruite. Questo ponte l'abbiamo finito. Questa scuola la stiamo facendo. Questo qua lo stiamo facendo. Se no mi buttate giù quell'albero impazzisco tra un po'. Prima o poi lo faranno. Che cosa abbiamo costruito? La scuola? Perché vedo un 6 adesso? Cos'è che avete finito di costruire? Ah, questo. E quindi se qua c'è ship, qua ci sarà kettle. E quindi qua posso fare di nuovo split. E avere altra gente. 2 qua, 3 qua. Altri lavoratori che stanno arrivando, perfetto. Forza tutti a costruire, ragazzi, mi manca di costruire questi due. Uno di voi diventerà il nuovo fabbro, che produrrà steel tool.
Qua cominciamo ad aumentare un po' il numero di minatori. E forse dovrei fare anche un altro sarto qua in zona. Ok, più carbone, più carbone, più carbone. Qua abbiamo bisogno di un insegnante, facciamo così. Direi molto bene, molto molto bene. Siamo riusciti a risolvere la crisi di cibo. E direi che possiamo anche avviarci direttamente alla conclusione. Abbiamo prodotto 64.000 per 51.000 persone. Per 51.000 di utilizzato praticamente. Dobbiamo produrre più fuel, più tante altre cose, ma adesso risistemeremo con calma tutti quanti i numeri. Direi che questa espansione territoriale qua, e soprattutto i nomadi che sono arrivati, mi danno molto molto molti problemi, almeno come parte iniziale. Qua facciamo i pumpkin, direi che va bene. 1 2 3. Niente, non si riesce a costruire questo qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Qui siamo abbastanza a posto. Qua stanno facendo. Qui possiamo recuperare queste risorse. Ma anche no, in realtà. Altri studenti, altri lavoratori. Abbiamo ancora questi da poter alzare eventualmente. Però prima ho bisogno di minatori. Decisamente tanti minatori, perché come vedete il ferro è continuamente in alto. Il problema è il carbone, 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 perché questa è chiusa, questa sta funzionando e va a carbone, e anche questa sta funzionando e va a carbone. Cioè estraiamo carbone, però è un problema. Blacksmith, quindi un altro fabbro, eccolo qua. Tu cosa ci vendi? No, grazie. E togliamo anche qua per i vestiti a sto punto. Dov'è? Ok, e togliamo anche i vestiti da qua. In periodo di crisi bisogna chiudere un po' queste cose. Tu produci warm coat e tu produci steel tool. Quindi un altro fabbro, abbiamo 5-5-5 adesso come cosa. Tu cosa vieni a vendere? Ho comprato un po' di pietra ancora. Direi perfetto. Qui abbiamo completato anche un altro woodcutter. No. Ah no, era il secondo fabbro qua vicino. Qui possiamo fare il secondo woodcutter, forse il secondo boscaiolo. Non ancora. Maledizione. Niente, ci manca ancora un po' di gente. Qualcuno, per fortuna non sta più morendo nessuno di fame, che era un pericolo abbastanza imminente. Abbiamo costruito un bel po' di cose, direi che ci possiamo sentire al prossimo episodio. Come dicevo appunto, lo faccio leggermente più corto, sinceramente non so se venga più corto o cosa, ma sto guardando semplicemente la grandezza del file, visto che sto caricando tante cose di LP Memories soprattutto. Non vorrei insomma incasinare troppo le cose. Qui direi che siamo a posto per quanto riguarda la porzione di cibo. Attendiamo ancora qualcosina, questi 3 anni in questo episodio. Altri laborer e cose varie. Quindi direi che ci vediamo al prossimo episodio di questo Let's Play Banished. Io sono Ace Brave e come al solito, Namaste and be brave!